Bambini della quarta B abbiamo incontrato Ibrahim nella nostra scuola. Ibrahim ci ha raccontato la sua storia. Ibrahim è nato a Minya, in Egitto. La sua famiglia era composta dal papà, dalla mamma, da due sorelle più grandi e un fratellino e un fratello più piccolo. Viveva con la sua famiglia in una palazzina a tre piani e di fronte c'era una strada molto trafficata. Il papà era professore di inglese in una scuola media. Ibrahim frequentava la scuola ed era bravo, gli piaceva studiare. Gli insegnanti, se facevano errori, però, li picchiavano. Amava giocare a calcio. A 10 anni, per aiutare la famiglia, durante l'estate andò a lavorare. Svolse tanti lavori, ma gli piaceva occuparsi degli animali e delle mucche. Un giorno il suo papà si ammalò. Ibrahim sognava di venire in Italia a lavorare per sostenere la sua famiglia. Le cure per il padre erano costose. Decise di partire, nonostante avesse paura, clandestinamente. Il suo papà non era contento, ma gli diede il permesso. Aveva 14 anni. La mamma, che lui amava profondamente, gli preparò uno zaino con cibo, acqua, documenti e un telefono con una SIM. Insieme a 10 suoi amici prese un'auto e dopo tante ore arrivò ad Alessandria. Qui c'erano gli organizzatori del viaggio clandestino. Dormì una notte in una struttura con altre 499 persone, fra cui i suoi compagni di viaggio, senza mangiare e senza bere. La notte dopo lo trasferirono insieme agli altri sulla spiaggia e dovettero stare sdraiati e coperti per non farsi scoprire, in attesa di un gommone che li trasportava a gruppi di 10 sul barcone grande. Finalmente il barcone partì e viaggiarono per 7 giorni, sdraiati sul fondo della barca, con poca acqua e poco cibo che condividevano. C'erano anche donne e bambini piccolissimi. I trasportatori buttarono in acqua le poche cose che avevano con loro, tra cui lo zaino di Ibrahim, per alleggerire il peso. Il ragazzo non aveva più nulla. Arrivarono a Taranto e furono soccorsi dalla Croce Rossa. Un poliziotto gli prestò il cellulare per parlare con la madre e rassicurarla. Furono tutti trasferiti presso una struttura di primo soccorso. Ibrahim vi rimase per un mese. La sua seconda tappa in Italia fu Bari, in una casa di accoglienza. Qui rimase parcheggiato. Lui aveva voglia di imparare e trovare un lavoro. Dopo 7 mesi, aiutato da un cuoco della casa, partì verso Roma. Non conosceva la lingua e alcuni egiziani lo accolsero e lo aiutarono a raggiungere il tetto, casa alfattoria. Qui incontrò delle splendide persone. Cominciò a frequentare la scuola di italiano. Frequentò un corso per pizzaiolo. Gli piaceva tanto cucinare. In estate a Gallipoli, in un villaggio turistico, ha lavorato come animatore. Si occupava dello sport. Cominciava ad essere autonomo. Ora lavora in un centro commerciale e prepara il sushi, ma lui piace la carbonara. Ibrahim oggi lavora e conduce una vita serena, aiuta gli altri, vive nella casa famiglia, sostiene per quello che può la sua famiglia, ha nostalgia dei suoi cari, gli manca la mamma, potrà tornare a casa a 30 anni.